preferisci che resti? Non importa. Allora, se avesse bisogno, non esiti a chiamare. Posso sedermi? Giulietta, probabilmente tu non ti ricordi di me. Sono padre Carlo, il parroco della tua famiglia. Non ho l'Alzheimer. Mi ricordo di lei. Perché ha voluto incontrarmi? Io ti ho battezzato. Ti ho portato alla prima comunione. Mi risparmi la mia infanzia felice, per cortesia. Vedo che ti piace ancora. Se vuoi. Allora se vuoi, che cazzo è venuto a cercare? Immagino che la tua coscienza ti tormenti l'anima. Vorrei poterti aiutare. Gentile da parte sua, ma la mia coscienza è tranquilla. Nessun incubo notturno, nessuna crisi di pianto, niente di niente. Se vuole aiutarmi si alzi, esca da quella porta e torni alla sua chiesa. Io vorrei capire il perché. Perché di cosa? Perché io ho ucciso 10 persone. 11. Ho sgozzato 11 figli di Dio. Esatto. Erano 11 figli di Dio. Lei saprebbe spiegarmi perché ci sono persone che nascono, crescono e muoiono nel segno della violenza? È in grado di spiegarmi perché ho la violenza nel sangue? O perché mi eccita sentire il rantoglio di un uomo che muore, mentre il sangue gli scorga dalla carotide che gli ho appena reciso? Io credo sia una questione di talento, una predisposizione. Nessuno nasce malvagio. Casomai può diventarlo. Ah, interessante. Sai, a volte mi rimprovero di non esserti stato abbastanza vicino. Forse avevi bisogno di aiuto. Voleva aiutarmi a uccidere qualcuno? Per quale ragione del cazzo vuole sapere perché ho ucciso quegli 11 figli di puttana? Erano 11 innocenti. Innocenti? Con quale criterio lei e quegli stronzi che mi hanno condannato a morte stabilite che quegli 11 morti erano innocenti? Con quale fiere del cazzo avete deciso che quelli non meritavano di morire mentre io sì? Nessuno merita di morire. So perfettamente che non è vero. Lei ha presente quella storia? Sì, quella storia dove ci sono un gruppo di amici. Si chiedevano: se aveste conosciuto Hitler prima che diventasse il Führer, lo avreste fatto fuori o avreste lasciato che sterminasse 6 milioni di ebrei? Lei cosa avrebbe fatto, padre? Non mi sa rispondere. Il mondo è un posto dove accadono cose orribili, caro mio. Proprio lei mi parla di innocenza. Lei che in questi 30 anni avrà assolto dai loro peccati le persone più ignobili. Dei mostri che se la cavavano con un atto di dolore. Potrei confessare anche te. Ma io non ho ucciso. Ho liberato quei bastardi dall'angoscia di dover vedere ogni mattina allo specchio la loro faccia. Erano esseri umani. Ha mai pensato che qualcuno di quegli esseri umani avesse in mente di uccidermi? Ha mai pensato che un giorno sul giornale avrebbe potuto leggere: autostoppista di buona famiglia, stuprata e uccisa da uno psicopatico? Forse li ho solo preceduti. Ma i fatti sono che con il tuo rasoio hai spezzato 11 famiglie. 12 con la tua. Non con il rasoio, padre. Con il coltello. Conoscevo Matthew Snipes. E chi sarebbe? Una delle tue vittime. La sesta. Mi dispiace, ma non ho mai avuto buona memoria per i nomi.
Era sposato e aveva una bambina. Tu non ti rendi conto del dolore che ha causato. Voi della chiesa mi fate ridere quando parlate della famiglia, del dolore. Lei è mai stato innamorato? Lo sai, io amo Dio. No. Io parlo di una ragazza bionda, con gli occhi azzurri, talmente perfetta che anche nei giorni più neri sarebbe capace di risollevarla con lo sguardo. L'amore va applicato verso chi abbiamo vicino. Altrimenti sono parole al vento. Prediche, prive di significato. E per amore intendo quello viscerale. Quello che solo una volta nella vita può catturare il cuore. E l'anima. Lei può citarmi a memoria il suo Vangelo. Ma non sa cosa si prova ad amare un angelo in carne ed ossa. Le sarà capitato di essersi preso qualche cotta per delle parrocchiane, ma nessuna di loro sarà l'ultimo pensiero che le fulminerà la mente prima di ispirare. Lei avrà celebrato centinaia di funerali e avrà visto tante bare, tante, ma non ha mai visto gli occhi dell'amore della sua vita diventare opachi e spegnersi. E non sa cosa significa la morte e il dolore che essa comporta. E sa perché? Perché solo quando perdiamo qualcuno che amiamo più della nostra stessa vita, capiamo quanto essa vale poco. Quando succederà? Che importanza ha un giorno vale l'altro? Pregherò per te. Non lascio nulla per cui valga la pena vivere. And get dressed. Secondino. Sing us a song.